Ragazzi, sono DJ Russo e benvenuti in questo mio nuovo tutorial. Oggi tratteremo, come da voi richiesto, l'inserimento dei VST o degli strumenti, come volete chiamarli voi. Purtroppo molti mi hanno detto come fai a inserirli, perché, come fai, non fai. Insomma, ho voluto fare questo video così almeno vi spiego in modo semplice come inserirli. Allora, vi dico che ci sono due metodi. Il metodo molto semplice, più veloce, è andare su qualunque parte noi vogliamo, qui, andare per esempio su Snare, tasto destro, Insert. E una volta selezionato Insert, andremo a inserire il nostro VST, per esempio Nexus. Eccolo qui, e lo andiamo a inserire. Una volta inserito, se non lo vogliamo, per esempio abbiamo sbagliato, c'è un altro comando che significa sovrascrivi, cioè replace. Quindi se noi abbiamo sbagliato, per esempio vogliamo mettere il trace hash, ci clicchiamo e viene, il Nexus verrà sovrascritto al nostro trace hash. E questo è, diciamo, il metodo molto veloce per non fare molti giri, semplicemente andare su uno, mettere insert, e possiamo inserire quelli che vogliamo, 1, 2, 3. O se per esempio a noi non ci serve snare, o lo cancelliamo, o per esempio possiamo fare replace e mettere un trace hash, per esempio. Altro metodo è molto, diciamo, più macchinoso, perché dovremmo andare su channel add1, mettere trace hash, per esempio. Per chi non è molto pratico, lo può fare benissimo personalmente da qui, è la stessissima cosa. Una volta inseriti, noi possiamo inserirli a sua volta uno dopo l'altro e metterli sui nostri pattern a nostro piacimento, in base al genere, a quello che vogliamo fare. Insomma, molto, molto semplice questo passaggio. Poi molti mi hanno chiesto: ma come fai? Come fai? Come non fai a remixare? Beh, ragazzi, innanzitutto vi spiego. Ognuno ha un suo modo di utilizzare il programma, ognuno ha una sua fantasia, una sua creatività, ognuno fa con la sua testa. Io non posso spiegarvi come faccio il remix o come creo le mie canzoni, semplicemente la creatività, cioè serve creatività e fantasia, e vabbè, ci sta anche saper usare il programma. Io nei video precedenti non parlavo, anche perché mi sembrava inutile. Diciamo, non per i principianti, perché ho fatto tutorial per quelli che più o meno già utilizzano FL Studio, anche se all'inizio, ma comunque facevo vedere solamente come ricreare delle semplici basi, delle piccole melodie, insomma, piccolezze. Spero di esservi stato d'aiuto. Ci rivediamo al prossimo tutorial. Ciao.